benvenuti nella cucina di Vivo Gluten Free. Non potevo farmi odiare da tutti voi, dopo la colomba salata è arrivata anche quella dolce. Molto molto simile di sapore, siamo molto orgogliosi di questa ricetta. Sul sito cucina24ore.it tutte le dosi e tutti i suggerimenti, ma vi consiglio di guardare questa ricetta perché è lì che capite veramente i fondamenti di questa fantastica ricetta. A parte gli scherzi, ci vediamo dopo per l'assaggio. In realtà assaggio anche adesso. Ma qual è la cosa più buona? Che te la stai a mangiare? La glassa sopra. Buona? Molto. Do quel tocco in più. Io ancora non l'assaggio. Buonissimo. Buona. L'hanno capito. Possiamo procedere con la ricetta? Morbida. Possiamo procedere con la ricetta? Abbiamo messo gocce di cioccolato e arancia candita. Ci vediamo dopo. La prima cosa da fare per una buonissima colomba è la glassa. La glassa è quella crosticina che voi trovate sopra, che sembra niente, però dà quel tocco in più. Basta mettere tutti gli ingredienti, cioè mandorle, albume e zucchero, in un buon frullatore e frullare tutto. Rimangono dei pezzetti di granella di mandorla, tutto di guadagnato, perché comunque si tosteranno in cottura e l'albume diventerà quella bella cremina bianca e quindi niente, abbiamo fatto. Trasferiamo in un contenitore da coprire poi con pellicola e mettere in frigo. Dopo la glassa, seconda cosa da fare sarebbe di spremere l'arancia. Prima di spremerla però non fate come me, ricordatevi di ricavare la buccia perché è più semplice fondamentalmente. Quindi prendiamo la buccia, quella proprio la primissima parte che viene via con la grattugia, quindi quell'arancione, e la mettiamo da parte e poi andiamo a ricavare il succo con uno spremiagolumi semplicissimo. Io non lo filtro perché comunque insomma è rimasto così, con un pochino di posa dentro, ma niente di eccezionale. Prossimo passaggio, montare gli albumi, quindi prendete le uova e le separate. I rossi li mettete direttamente nella ciotola capiente dove poi andrà tutto l'impasto. Le nostre ricette comunque sono a prova di imbranato, per cui state tranquilli che verrà, questa colomba verrà. Mi ha chiamato? Eccolo l'imbranato. Ho sentito parlare di me. Montiamo gli albumi. Quando vedete che le fruste iniziano a lasciare il segno, cioè girando lasciano quelle ondine, iniziate a capire com'è la situazione. Quindi fate così, vedete, questo è già ben fermo. Adesso lavoriamo l'impasto principale. Io vi direi nel frattempo di accendere il forno. 170 gradi, quindi leggermente più bassa la temperatura di un dolce normale, che normalmente si fa a 180, perché dentro c'è il miele. Metto gli aromi nel tuorlo. Quindi la buccia di limone, adesso aggiungiamo la buccia di arancia, lo zucchero e montiamo leggermente sempre con le stesse fruste con cui abbiamo montato gli albumi. Naturalmente l'alternativa allo sbattitore può essere assolutamente una planetaria, quindi fatevi bene il conto, magari montate prima gli albumi e poi trasferiteli e lavate la ciotola. Insomma, io anche per questo motivo non ho usato la planetaria, oltre al fatto che così vedete meglio. A questo punto aggiungiamo un pizzico di sale, che nei dolci ci sta sempre bene. E niente di più facile, aggiungiamo gli altri aromi e tutti gli ingredienti liquidi. Quindi, estratto di vaniglia,
che potete sostituire con una bustina di vanillina oppure i semi di una bacca, miele, olio di semi di girasole da sostituire con altro olio vegetale o insomma olio di riso, olio di semi di arachidi, succo d'arancia. Andiamo a impastare. Fermi tutti, fondamentale, aroma mandorla, veramente fondamentale ragazzi, cambia tantissimo il sapore. Adesso cercate di fare un composto omogeneo, quindi andate di frusta per 2-3 minuti. Questo è il composto allo stato attuale, è ben montato, chiaramente tenete presente che non ci sono gli albumi sempre, quindi non è eccessivamente spumoso. E l'importante è che sia ben omogeneo, così, bello cremosino. Andiamo adesso a mettere la farina setacciata. Il problema non è lavorare, fare le ricette, a me fa tanto piacere stare con voi. Oh, è la 70esima volta che sbatti la testa, dai, occhio, vai. Ma sto coso qua devi stare, così. Aggiungiamo una piccola parte di farina, setacciandola, diciamo 3 cucchiai. Giriamo con le fruste senza azionarle, perché sennò poi vi viene il polverone. Viene uguale il polverone. Quando è tutto di nuovo ben omogeneo, andiamo con altra farina, sempre setacciata. Allora, mi raccomando, fate attenzione perché l'impasto non è un impasto morbido di una torta. Per cui piano piano che aggiungete la farina, lo sbattitore potrebbe avere dei problemi a seguirvi, per cui insomma, se dovesse fare fatica, passate tranquillamente a mano. Ma tenete conto che la colomba tradizionale si impasta a mano, è proprio un impasto duro. Questa è una via di mezzo ed è quello, diciamo, che io ho trovato più rispondente a quello che volevo. A questo punto andiamo ad aggiungere gli albumi, che contribuiranno a ammorbidire questo composto. Ne aggiungo un po' per volta, cercando di non smontarli. Composto un pochino più cremoso e spugnoso. Adesso, per ultimo, subito prima di gocce di cioccolato e arancia candita, aggiungiamo il lievito, sempre setacciato. La grande svolta di questa colomba è proprio il lievito istantaneo, che vi permette di fare un dolce in maniera velocissima con un sapore veramente buono. Il sapore, ragazzi, è proprio quello della colomba. E per ultimo andiamo ad aggiungere gocce di cioccolato e arancia candita. Alternativa, potete chiaramente omettere l'uno o l'altro, oppure aggiungere canditi tradizionali, misti, quello che preferite. Nella ciotola della farina ne è rimasta giusto un po', io ci tuffo dentro le gocce di cioccolato e l'arancia candita, giusto per togliere un pochino di umidità e per vedere se riesco a tenerle bene nell'impasto.
questa è la farina proprio quella che mi è avanzata dalla pesata che ho fatto. Se la usate tutta potete fare questo lavoro o anche con un altro pizzichino di farina o con l'amido di mais. Vado nel frattempo a prendere lo stampo, che io francamente non fodero, non imburro, non faccio nulla, perché si è comportato molto bene. Lo stampo l'ho già preso, Luca. Versatelo senza pensieri al centro dell'impasto, perché tanto poi si distribuisce da solo. L'odore c'è, eh. Siccome ci è piaciuta tanto questa colomba, abbiamo fatto anche la versione semplice, diciamo, quindi senza arancia candita e senza gocce di cioccolato. Però ragazzi, l'aroma della mandorla comunque gli dà il sapore della colomba. Inforniamo così e la glassa la aggiungiamo dopo, quando il dolce avrà lievitato. Sul sito trovate tutti i tempi della lavorazione. Cucina24ore.it. Allora, siccome l'impasto è morbido, per non farlo collassare con la pesantezza della glassa, abbiamo pensato di metterlo dopo. Siamo a 35 minuti di cottura e adesso finiamo di cuocerlo, di cuocere la colomba con la grassa sopra. Allora, cosa volevamo fare, ragazzi? Una colomba senza glutine, molto simile a quella tradizionale, però senza stare ore e ore ad aspettare i tempi di lievitazione. Quindi abbiamo provato a farla con la lievitazione istantanea. I puristi della colomba adesso si indigneranno, che dici? Si indignano? No, non ci guardano nemmeno i puristi. Non ci guardano nemmeno, ma infatti non ci guardate, puristi della colomba, perché i puristi della colomba sono pro glutine. Siamo, o no? Già alla fine comunque. E quindi? Quindi ci avranno già guardato. Appunto, quindi io spiego che una bustina di lievito istantaneo vi risolve un sacco i problemi di questa, dei tempi di una lavorazione di una colomba tradizionale. Però a noi piace perché è un pochino più soffice e rimane più umida in bocca. Potete scegliere se mettere canditi misti, mettere solo gocce di cioccolato, oppure creare delle varianti al limone, al pistacchio. Ce ne sono 3000 adesso in giro. Questo vi permette di fare la colomba anche più volte durante il periodo di Pasqua senza perdere interi pomeriggi. Mi raccomando, è una preparazione che si mantiene molto bene, devo dire, in un sacchetto, quindi il classico sacchetto di plastica trasparente, la conserverà molto buona per giorni. Se ci arriva, insomma, qui finisce quasi subito. Mi raccomando, noi siamo qui su YouTube, dove ci vedete adesso, ma siamo anche su Instagram. Gli amici di Instagram hanno seguito passo per passo tutti gli esperimenti di questa fantastica colomba, quindi mi raccomando, se volete delle piccole anteprime o dei suggerimenti in più, anche vedere come affrontiamo i nostri piccoli problemi alimentari, seguiteci su Instagram, che siamo un attimino più attivi in tempo reale. Invece c'è un fantastico gruppo Telegram dove tantissimi di voi si sono uniti e ci diamo dei consigli. Siete in Italia, venite da tutte le parti d'Italia, ma anche all'estero, udite udite, quindi ci sono persone che stringono amicizia e si danno consigli reciprocamente. Questa è una cosa molto 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 bella. Quindi, se volete, sotto nell'info box trovate tutti i nostri riferimenti e anche come comprare lo stampo per la colomba, che magari qualcuno non lo trova. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, ma soprattutto condividetelo, perché non lo sapete, ma intorno a voi ci possono essere tantissimi intolleranti che hanno dei problemi a mangiare delle cose normalissime, come può essere una colomba.
Ma quando è che si mangia? Adesso. Vuoi assaggiare? Aspetta. E giro un attimo così. Esatto, giro così. Bravissimo, giro così. Non parole. Buonissimo. Vabbè, però lui se la mangia dietro l'altro capo del mondo, capito? Vabbè, insomma, dice che è buona.